Morsetto per voi. Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video che parte da una stazione. Dove siamo diretti? Lo scoprirete molto presto. Posso dirvi che fa particolarmente freddo quest'oggi. Eccoci sul nostro treno. Ed eccoci nel nostro posticino. Ho preso il posto singolo, così sono bello, tranquillo, senza nessuno che mi disturbi. Spero di farmi un sonnellino e ci vediamo nella nostra destinazione. Eccoci qua, arrivati a Napoli! Sono appena sceso dal treno e ora ci dirigiamo alla nostra prima tappa. Ed eccoci fuori dalla stazione centrale di Napoli. E ora mi dirigo alla prima tappa per una colazione con una buonissima sfogliatina. Già Napoli stupisce, babà immensi. Mamma mia! Ed eccoci alla prima tappa di oggi! Ragazzi, ecco la prima sfogliatina di oggi. Mamma, che bella! È bellissima! Mamma mia come è scritto! È fenomenale! Questa prima sfogliatina è una rivelazione! Allora, è qualcosa di indescrivibile! Allora, a me non piace la ricotta. Questa è la ricotta con varie scorzette di arancia, limone. Mamma mia, quanto è buona. E allora, momento metro, ho preso il biglietto giornaliero che sapevo costasse 3,50 euro, mentre è aumentato a 4,20 euro, però conviene lo stesso. Seconda tappa della giornata. Ed ecco qua la magnifica pizza al portafoglio. Mamma mia. Vedo l'ora di assaggiarla, anzi spoiler, già gli ho dato un piccolo morso. Morsetto per voi. No. La sogno da anni. Mamma mia. Mamma quanto è buona. Costa solamente 2 euro. È buonissima, è buonissima.
Allora, ho preso il mio gruzzoletto alla taralleria, che mangerò sicuramente a casa, o forse ora ne assaggio un pezzettino, perché la giornata è lunga e ho molto molto da assaggiare. Ma guardate quanto sono caratteristici questi vicoletti. Napoli è bella, è una bellissima città. Ci sono stato un paio di anni fa, se non sbaglio, forse il 2019. Non vedevo l'ora di ritornare. È caduta a pennello perché ero a Foggia e quindi ho deciso di fare un salto per fare un paio d'ore qua prima di rientrare a casa. Altra tappa, Salvatore Cappadelli. Madò, che buone. In pieno centro di Napoli ho preso un'altra sfogliatella riccia, che però non mangio ora, me la sono fatta incartare e la mangerò dopo. Se venite qui a Napoli e non avete paura dei vicoli stretti, dovete assolutamente visitare Napoli Sotterranea, che è veramente bellissimo. Pesce freschissimo, direi. Viviamo un po' di sana Napoli. Napoli comunque è sempre affascinante, cioè ha un fascino, non so, di allegro, una città bella. Ed eccoci qua, alla pizzeria da Attilio. Grazie. Specialità e quant'altro, ma a noi non importa nulla di tutto ciò perché dobbiamo mangiare la pizza. E niente, ho preso una buonissima pizza bufala e ora sicuramente arriverà. Me la magno con calma e poi continuo il mio giro. Ho sudato tantissimo, c'era freddo prima, è arrivato caldo, mamma mia. Raga, già è arrivata la pizza, mamma che buono, è arrivato un profumo, spettacolo. Che bontà, che bontà. Thank you.
sto finendo di gustare la mia pizza lentamente, così, mamma mia, la ricordo per un po' di tempo. Ultimo pezzetto della mia pizza buonissima. Sono appena uscito dalla pizzeria Attilio, una pizza veramente buona. E tra l'altro c'era anche lui stesso, il signor Attilio. E sono arrivato praticamente all'apertura, perché sono entrato come secondo terzo tavolo. La pizza è arrivata subito. Mamma mia, buona, buona, leggera, il pomodoro, cioè il pomodoro aveva un sapore buonissimo. Poi la bufala, vabbè, non ne parliamo. L'impasto era leggero. Cioè, non so come descriverla, perché si deve provare. Veramente buona. Infatti sono stato fortunato, perché ora c'è pure filo. Se ne accumulerà sempre di più. Io ho già mangiato la mia buonissima pizza. Ora faccio un bel giretto, così la smaltisco e vediamo se riesco ad assaggiare qualcos'altro. E niente, esperienza top. Siamo nei famosissimi quartieri spagnoli. Sarei curioso di salire lì su, però non c'ho il tempo. Si va con la funicolare, se non sbaglio. Antica pizza fritta, zia Esterino, by Sorbillo. La pizza fritta l'ho mangiata a Milano, da Sorbillo, ma sicuramente quella di qua, l'originale, avrà un altro sapore. Però al momento non mi va, vediamo se prima di andare via ci ripasso. E che facciamo? Una visitina a Piazza Plebiscito, non la facciamo? Eccoci qua, una bella passeggiata dopo la grande abbuffata. Grazie. E niente, ho preso una buonissima graffa. Ora gli do un bel morsetto, così vediamo com'è questa graffa famosissima di Napoli. Allora, assaggiamo questa grandissima graffa. Mamma mia, sembra invitante. Che buon profumo. Buona. Penso che ha anche qualche aroma di vaniglia, sì. Allora, c'ero passato questa mattina e non mi ero fermato. E ora sono ritornato e ho preso una sfogliatina riccia, che ora vi manderò al Davide del futuro, che vi mostrerà gli ultimi assaggi insieme ad Alessandra. Gli faccio una piccola sorpresina e gli porto queste piccole cose. A dopo. Ed eccomi qua, ragazzi, sono passate un bel po' di ore dall'ultima clip a Napoli e siamo a casa con Alessandra, dove farò assaggiare le piccole cose che ho portato. Allora, apri, con cosa vuoi iniziare? Con il salato, forse? Questi i taralli della taralleria. Ce ne sono due versioni. Questo è quello con le mandorle, classico, ed è buonissimo, perché io già lo so che è buonissimo. E poi c'è anche quello con i friarielli, che ha il gusto di friarielli e sempre mandorle, perché le mandorle ci sono in tutte, a quanto pare. Allora, Ale, dai, assaggia questo tarallo. Però io pure lo voglio assaggiare, non te lo finire, no, te lo finire pure io.
Com'è? Croccante. Saporito? Sì, buono. Quindi? Non si sente la mandorla? Buono. Certo, se non la mordi come si sente? Oh. Buonissimo. Fammelo ridare. Buono. Ora proviamo l'altro. E ora quello con i friarielli. Questo invece ha un retrogusto, un gusto di cavolfiore. No, di friarielli. Fa messaggiare? Non è brutto. Comunque, preferisco l'altro. L'odore. Di verdura proprio forte, vero? Vediamo la mandorla. Sì, è vero, forse sa pure un po' di broccolo. Mi piace di più l'altro, però questo è un gusto particolare. Questo è particolare, l'altro è il classico, è veramente buono. Andiamo avanti con le altre cose che ho portato. Ed eccoci, andiamo sul dolce. Che cosa c'è qua? Qual è questa? La sfogliatella frolla. La frolla. Ok, io non ho mai assaggiato perché penso ci sia la ricotta. Esatto. Assaggiamo. La cannella. Oh, la cannella. La faccia di Ale dice tutto. Ah, a me. Cannellosissimo. Tanta cannella, a me non piace la cannella. Tanta ricotta. Vediamo. Io non sono un amante della ricotta. Vediamo la frolla. Come vi ho detto già. Infatti, in questo mi disturba di più. In confronto alla riccia. No, non è buona. Non è brutta, è buona. Però non è il mio dolce. Sì, anche a me. Cioè, è buono nel complesso, però non per me. E ora passiamo a questo saccottino. Cosa ci sarà? Cosa ci sarà? È quella là che abbiamo preso da Salvatore Capparelli. Guardate, è enorme. Ovviamente si è un po' ammorbidita. Sì, si è ammorbidito un po'. È passato un po' di tempo. Questo qua dovrebbe avere il semolino, in realtà non dovrebbe essere ricotta. Ricotta. Non la sfogliare tutta così. Gnam gnam. Assaggio anch'io. Peccato che si è ammorbidita troppo. Qua c'è pure la cannella. La cannella, ci sono le scorze di arancia. E come si fa il classico semolino. Buono. La sfogliatura bella. Peccato che non mi piace la cannella. Peccato che non mi piace troppo la ricotta. Guardate, ci sono le scorzette di arancia. Mangiata ieri era top, secondo me. Ora è un po' più morbida. E andiamo con l'ultimo, sapendo che comunque la ricotta a noi non piace molto. Adesso l'ho lasciato per l'ultimo, così. Così ci togliamo un po' il sapore. Io la mordo da qua. Va bene, dai. Ah, questa è croccante, è rimasta. Questo è super croccante, fammi mordere, fammi mordere. Questo è buono, non è super croccante. Vabbè, lo so, è pure il cioccolato. È il cioccolato. È buona, buona. E qua non l'ho assaggiata la crema. Ah, vabbè, dai, mordi tu prima. Sono i tuoi regalini. Crema al gianduia, Non è cioccolato? Gianduia.
Boh, sembra tipo Nutella, boh. Non lui, ho fatto un po' con le rocciole. Buona. Questa è molto buona. Non c'è la cannella, quindi non mi dà fastidio. È sfogliata bene. Quella di prima pure l'ho sfogliata bene. Ma siccome aveva tanta crema e la sfoglia era molto molto sottile, invece qua la foglia è un po' più spessa. Quindi. Quella si è ammorbidita troppo. Si è ammorbidita. Buona, buona, buona. Apprezzate i regalini. E niente ragazzi, spero che questo video street food a Napoli vi sia piaciuto. Vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel like a questo video, andare a guardare i video precedenti e speriamo di vederci in un prossimo video. Ciao ragazzi!